Due reparti di terapie intensive Covid chiusi all'ospedale Marche Nord, il terzo con pochi pazienti e pronto soccorso più libero. I primari del San Salvatore iniziano a vedere il traguardo della vita normale, anche se a Pesaro la curva scende molto più lentamente rispetto a quella di altre città, i contagi e i ricoveri sono decisamente in calo. La differenza l'ha fatta sicuramente il vaccino, come spiega il dottor Michele Tempesta, direttore del reparto di rianimazione del San Salvatore, di fronte alle telecamere di Fano TV. Finalmente si inizia a vedere la luce. Due reparti chiusi, siamo passati da 40 pazienti e oltre, 42 pazienti ricoverati nelle terapie intensive, ai 13 credo di stamattina, 14 di stamattina, due in dimissione. E quindi si intravede la luce. Soprattutto siamo chiamati molto meno da reparti, il pronto soccorso non ha pazienti Covid, quindi direi che i vaccini stanno dando i loro risultati. Tutto merito del vaccino, bisogna vaccinare e vaccinarsi assolutamente. È vero che la curva qui a Pesaro scende un po' più lentamente rispetto alle altre città? Qual è la situazione? Abbiamo ancora comunque appunto 13-14 pazienti in terapia intensiva, che sono tanti, è un numero molto alto. L'importante è non avere nuovi ingressi. Noi continuiamo a seguire questi pazienti. Se non abbiamo nuovi ingressi o sono molto ridotti, comunque nel giro di qualche settimana speriamo di chiudere anche questa rianimazione Covid. Quindi le previsioni per l'estate rispetto allo scorso anno, diciamo con la pandemia, sono positive, più positive? Questa è una mia previsione, per quello che può valere assolutamente sì. Migliorano anche le condizioni cliniche dei malati, ora molto più giovani rispetto a quelli della prima ondata della pandemia. Non ho i dati precisi alla mano, però la media si è sicuramente abbassata rispetto al primo evento pandemico dell'anno scorso. Se sono una media, diciamo, intorno, credo, possiamo dire 64, sì, intorno a 60 anni, insomma, rispetto alla prima ondata, che aveva una media ben più alta in sostanza.